Spesso si parla del fatto che gli esseri umani oggi dovrebbero vivere più in maniera più naturale, tornare un po', e si confonde questo sentimento di giusta volontà di riequilibrare, ecco, l'essere umano nella natura, come se poi l'essere umano fosse più di un parassita per questo pianeta, ma con l'ecologismo, con il vegetarianesmo, perché il vegetariano, uno che riesce a vivere con un suo equilibrio, ciascuno il suo, però quando si esagera, quasi ideologizzando questo ritorno al passato in cui l'uomo era... Guardate che molte cose che abbiamo fatto, perfino la plastica, che sono state fatte, che sono state create, inventate, sono state inventate apposta proprio per il fatto che magari l'uomo non ci stava tanto bene, aveva dei problemi. Ora intendiamoci in generale, perché in particolare ogni epoca, ogni era, ogni vita ha i suoi tempi, i suoi modi, i suoi spazi, quindi tutto sommato siamo tutti, ma già l'essere umano di per sé, essendo l'intelletto il suo, come dire, la sua caratteristica, è innaturale, anzi sembra quasi, oltre che una specie addomesticata, l'umanità sembra, a seconda poi delle loro razze, l'umanità sembra proprio qualcosa di imposto alla natura, e si deve imporre alla natura fin da principio, deve crearsi quello, deve sopperire alla mancanza di tutto quello che ne farebbe un essere naturale, artigli, non so, mantello, peluria, e cose che evidentemente ha dovuto quindi affrontare, mancanze che ha dovuto affrontare, a cui ha dovuto sopperire con l'intelletto, e l'intelletto porta anche alla plastica. E non voglio banalizzare, ma faccio un esempio così, il mito del buon selvaggio. Molte cose può essere, ma non buono. Un selvaggio che, non so, trovasse un cucciolo impigliato in difficoltà, impigliato in un roveto, impigliato in una... cosa fa? Se è un carnivoro, è molto più probabile che lo ammazzi, così si toglie un problema, e magari se ne prende il mantello e se ne fa un abito. Se invece è un erbivoro, è molto più probabile che se lo mangi, ma non che lo prenda, se lo carezzi, se lo cuccioli a casa. addirittura poi non ne parliamo se si tratta di un certo tipo di mentalità, non di un mero selvaggio, può darsi pure che lo uccida senza mangiarselo, magari lo sacrifica al suo dio, ma in ogni caso non abbiamo a che fare con un buon selvaggio, il buono, il cucciolotto, il bambino che tiene il cucciolotto, e lo stesso vedasi per tante cose. Il fatto di essere più soggetti alla natura non fa di una persona un uomo più naturale, semmai fa un uomo meno umano, non so, più animale. E l'uomo coerente alla natura, non so, forse deve essere una scimmia, e neanche, voglio dire, cioè sarebbe incoerente proprio con l'essere umano, siccome noi riteniamo sempre di dover adattare a qualcosa, ma in realtà l'uomo per sua natura, ed è la sua natura che va rispettata in quanto essere umano, ecco lì il rispetto delle identità, di tutte. E se il mondo è piccolo bisogna allargarlo, se il mondo o allargare i nostri orizzonti. Pretendere di cambiare una tigre per poterla far stare in un ambiente insieme a una capretta è snaturare la tigre e forse anche la capretta. Natura ha una sua, è l'unica legge di natura, è la legge del più forte, non del più intelligente. Considerate che l'intelletto ha portato l'uomo anche ad andare oltre la legge della forza, a concepire per esempio con la sua ragione, con la logica, mediante la logica, a concepire mondi in cui la forza non è il principale motore, il principale riferimento per l'equilibrio che invece tale in natura.
pertanto proprio l'intelletto umano va rispettato, ma l'intelletto umano in un mondo limitato è fatto anche di questo, è fatto di quello che può piacere, di quello che può non piacere, poi astraendosi sicuramente dai giudizi o dei, a maggior ragione dei pregiudizi, l'essere umano deve riuscire a vivere in simbiosi con il mondo. E non è detto che se lo crei lui, se lo faccia lui, questo mondo sia, però arrivare a un equilibrio non significa essere al massimo, al limite superiore, significa accettare dei compromessi. E ecco perché non assolutizzare delle idee anche belle, ma ripeto, uno riesce a vivere in equilibrio con se stesso, ma mangiando erba o magari non mangiando va benissimo, cioè è questione, appunto, è una questione direi soggettiva. Il fatto di dover dare tanta importanza alla massa e soprattutto dover andare a influenzare gli altri, questo secondo me è peggio che innaturale, questo è ingiusto. D'altra parte non deve essere neanche influenzato da altri, quindi è ingiusto anche, come dire, doversi adeguare o addirittura adattare a errori o a mentalità o a modi altrui. Ecco perché l'uomo dovrebbe più che altro ricercare un equilibrio proprio con un proprio mondo, in un proprio luogo, uno spazio-tempo, piuttosto che fare del compromesso un rivale per poter giungere poi a una assolutizzazione decisamente, in certi casi perfino assurda. Quindi siamo in equilibrio, cerchiamo di trovarlo realmente, pensiero e azione, quindi filosofia attiva, reale. Ave.